Buonasera, benvenuti allo speciale Lega Pro direttamente dallo stadio Armando Picchi, Ardenza di Livorno. Il Prato sonoramente battuto, cinquina del Livorno, risultato pesante. Ne parliamo con Roberto Nardi. Ciao Roberto. Ciao, buonasera a tutti. C'è silenzio stampa in casa biancazzurra, quindi non avremo modo di parlare con i protagonisti lanieri, bocche cucite, però oggi una battuta d'arresto pesante. Ci sarebbe piaciuto un po' capire qualcosina di più, perché questa è una sconfitta troppo pesante. Al di là dei cinque gol nella prima mezz'ora, subito tre reti del Livorno, una resa incondizionata che non possiamo definire evitata da quei 15 minuti finali in chiusura di primo tempo e l'inizio della ripresa, dove quantomeno si è visto una reazione del Prato, ma è stata soltanto un'eccezione che ha confermato la regola di una squadra in grande difficoltà, Roberto. Sì, una squadra veramente in grandissima difficoltà e di cui veramente non si riesce a vedere come se ne possa uscire. E questa crisi continua, una crisi di risultati, ma anche di gioco, di idee. Qui una squadra che è ultima in classifica non può venire a Livorno e approcciare una partita come ha approcciato il Prato nei primi 25 minuti, dove praticamente non è esistita in campo. Livorno, pur secondo me non facendo una grandissima partita, ma con il minimo sforzo, è riuscito dopo appena 25 minuti a portarsi sul 3-0. Sì, poi c'è stata quella fiammata più che altro alla fine del primo tempo che ha portato al gol del 3-1, però qui c'è una situazione, questa crisi che continua, di cui francamente anch'io trovo difficoltà a vedere degli sbocchi. E del resto anche il cambio dell'allenatore, purtroppo non ha i numeri alla mano, non ha portato a quell'effetto sperato, perché su 6 partite ne sono state perse 5, e quindi anche quella mossa lì, secondo me, non ha avuto i suoi effetti. Vediamoci le immagini, poi torneremo a parlare di questa gara. Eccoci a Livorno per vedere le immagini. Livorno in campo con Mazzoni in porta, quindi Gonnelli, Borghese e Gasbarro in difesa, a centrocampo con Jelinic, con Lambrughi, con Marchi, con Giandonato e con Luci, con Cellini e Murillo là davanti, il Prato con Giuliano in porta, con Antonini schierato a destra, a sinistra Tomi, Martinelli e Danese i centrali, Romano, Chechino e Carcuro a centrocampo di Molfetta e Tavano, a suggerire Ogunsei e l'arbitro del confronto Curti di Milano. Contatto con Antonini, Martinelli ai danni di Cellini. Il direttore di gara lascia correre il replay, lascia trasparire qualche dubbio. Il risultato comunque rimane sempre sullo 0-0, partenza fortissima del Livorno, Lambrughi dalla sinistra in mezzo, Cellini ancora una volta sbilanciato da Martinelli e da Danese, protesta, vorrebbe un rigore, non c'è, nel frattempo il pallone finisce fuori, ma il gol del vantaggio è rimandato a pochi secondi, perché qui arriva Jelinic, c'è l'incursione sulla destra, Tomi è bruciato, Chechin non chiude e Giuliano becca gol sul suo palo. È l'1-0 da parte della formazione del Livorno in uno stadio abbastanza deserto, in contestazione con il presidente Spinelli, ormai assente da diverso tempo dalle parti di Piazzale Montello dell'Ardenza, dove appunto si trova lo stadio Amaranto. Qui rivediamo l'errore clamoroso da parte della difesa biancazzurra, che continua a soffrire. Qui Cellini lancia sulla corsia di destra, sciagurato intervento di Martinelli su Murillo, è calcio di rigore. Martinelli ammonito in diffida, dovrà saltare il derby di domenica prossima alle ore 18:30 contro il Pontedera. Rivediamo l'intervento di Martinelli nettissimo sul piede di Murillo, è calcio di rigore. Cellini prova a sbloccarsi e lo farà con il destro, palla sotto la traversa. Giuliano è battuto 2-0 in favore del Livorno, è partita quasi in ghiacciaia al 21esimo del primo tempo, lo sarà ulteriormente 4 minuti più tardi quando arriverà il terzo gol da parte della squadra Amaranto. Qui la riproposizione del secondo gol del Livorno per merito di Cellini, punizione angolatissima di Lambrughi, non c'erano secondo me pericoli, si poteva intervenire meglio, la palla filtra, fa una selva di gambe ed ecco il gol del 3-0 in favore del Livorno. Lo assegniamo a Lambrughi, non crediamo ci siano state delle deviazioni. Il Prato riesce a svegliarsi, di Molfetta va in cross, Ogunsei anticipa Gonnelli, Mazzoni si aiuta con i propri pali, calcio d'angolo di Tomi, di Molfetta ed è bravo Danese che in tuffo realizza il gol del 3-1. Il Prato accorcia, 35esimo, Prato che comincia a lottare, ammonito Ogunsei, ammoniti anche Gonnelli e Danese, si comincia a vedere una squadra biancazzurra un pochino più in partita, cerca di creare problemi dalle parti di Mazzoni, Malotti e Cavagna in campo al posto di Tavano.
Romano e Checchini in apertura di secondo tempo, e il Prato in apertura di ripresa riuscirà a creare qualcosa. Qui il cross di Cavagna, Ogunseye e cerca di intervenire, ma sarà soltanto un fuoco di paglia perché i biancazzurri si addormenteranno di nuovo al 59esimo. Ecco qui il 4-1 con Cellini dopo aver ricevuto da Moriglio, bello il colpo di tacco non documentato dalle immagini di Moriglio per Cellini, che vede Jelinic dal limite dell'area di rigore, lo serve ed ecco qui la corrente Jelinic che di piatto batte Giuliano per la quarta volta ed è 4-1 in favore della squadra amaranto, autentiche praterie là davanti a Morelli che se ne va via, e gol 5-1 per la squadra del Livorno. Morelli che aveva preso il posto di Gian Donato che si era infortunato dopo 12 minuti dall'inizio della partita. 5-1 dunque per il Livorno, vantaggiato, rientra in campo al posto di Cellini Mulcini per Di Molfetta, Ferchichi al posto di Jelinic, questo è un altro cambio. Dunque qui Martinelli si fa rubar palla da Moriglio che si invola, ci sarebbe avvantaggiato sulla destra, ancora Moriglio, limite dell'area di rigore, si sistema la palla sul destro, sfera che finisce sull'esterno della rete, ci sarà tempo per vedere un'altra cosa brutta creata dal Prato, questo intervento di Cavagna, bruttissimo, su Morelli, verrà espulso dal direttore di gara, Luci poi andrà a prendersela con Cavagna e sarà ammonito dal direttore di gara, ci sarà anche un altro cartellino giallo che l'arbitro estrarrà ad indirizzo di Borghese, davvero un pomeriggio tutto quanto da dimenticare, quello del Prato. Ecco qua Cavagna che lentamente lascia il campo e viene espulso, guardate l'intervento bruttissimo da parte del numero 21 che era entrato ad inizio del secondo tempo, finisce la partita pesante 5-1, c'erano anche 5-6 tifosi nel settore ospiti del Prato, evidentemente qualcuno ha voglia di tornare allo stadio nonostante la contestazione passiva che la curva aveva dichiarato, ma non è stato un felice ritorno visto che il risultato finale è stato di 5-1 per il Livorno sul Prato. Allora, abbiamo visto le immagini prima della sala stampa che oggi sarà tutta di marca amaranto, ascolteremo due dei marcatori dei gol del Livorno, Morelli, Jelinic, e poi ascolteremo Foscarini, lui era in forte discussione alla vigilia di questa partita dopo l'eliminazione del Livorno dalla Coppa di Lega contro la Carrarese avvenuta in settimana, Foscarini ha vinto e quindi rimane ancora in panchina. Per quanto riguarda Malotti, voci di corridoio darebbero nel momento in cui vi stiamo parlando una sorta di incontro fra le varie componenti, la minoranza con Paolo Toccafondi, la maggioranza con Orgoglio Pratese, per discutere del possibile nuovo allenatore. Una certezza c'è, sia tutte e due le parti, la minoranza e la maggioranza, Cori non lo rivogliano, quindi sicuramente Acori non dovrebbe tornare, si parlava di Francesco Monaco che con Radice era stato a Sesto San Giovanni, sarebbe il terzo cambio questo però, Roberto, boh, che dire, a questo punto non sappiamo più nemmeno noi cosa, come commentare. Certo è, chi si aspettava un cambio con Malotti di tendenza, questo cambio non è arrivato. No, questo cambio purtroppo non è arrivato. E tornando anche alla partita di oggi, mentre a Lucca eravamo insieme, avevamo visto un'altra squadra entrare in campo con un altro piglio, magari subire sempre il solito gol per una disattenzione, però oggi mi ha dato l'impressione di una squadra che non è scesa in campo con quella cattiveria, con quell'agonismo, con quel piglio giusto che deve avere una squadra che si trova nella situazione del Prato. E ripeto, cambiamo un altro allenatore, il terzo, non lo so, francamente è una situazione complicata e difficile. Poi perché aspettare oggi? Io credo già domenica con la Lupa Roma la situazione era molto drammatica da un punto di vista sportivo. Sì, in effetti, ripeto, il cambio di allenatore, a parte qualche cosina all'inizio, però non è che abbia sortito gli effetti. La squadra continua, probabilmente, naturalmente, sarebbe troppo semplice, non è assolutamente colpa dell'allenatore, anche la squadra ha grosse responsabilità perché insomma prendiamo dei gol veramente inconcepibili, come il primo, una volta è colpa del portiere, una volta del difensore, ma qui purtroppo quando le cose continuano a ripetersi con continuità vuol dire che qui c'è qualcosa di più, ecco, però io non saprei. Cioè, che portiere, voglio dire, 7 gol in 2 partite, Melgrati per carità, non sarà stato Yashin, però si sapeva che il problema non è lì, secondo me, proprio anche a livello di squadra complessiva e in attacco che non si segna, che esatto. Oggi Tavano, no, inguardabile. Esatto, il problema è anche quello che purtroppo non riusciamo a far gol. Non abbiamo una punta di peso davanti, purtroppo Tavano anche oggi è stato riproposto in queste due partite da Malotti, però anche oggi francamente, ma ripeto un po',
tutto, se no sarebbe troppo facile e comodo dare la colpa a Tavano, ma è proprio tutto l'insieme di squadra che non riesce, non si riesce qui veramente a trovare il bandolo della matassa. Morelli, Jelenic e Foscarini nel dopopartita, ovviamente tutto di marca Amaranto. Un'occhiata alla classifica, si sta risalendo pian piano anche grazie e soprattutto oggi al contributo di Jelenic, l'abbiamo ritrovato in una forma spettacolare. Ma sì, dai, diciamo oggi è stata una bella vittoria di tutta la squadra, perché secondo me abbiamo giocato bene tutti, siamo entrati belli aggressivi in campo e questo ci ha pagato alla fine. Tornato al 100%, Foscarini ci aveva parlato di te nelle scorse settimane, insomma, che non ti aveva ancora visto, non aveva ancora visto nei tuoi occhi quella convinzione di poter affrontare una gara per quello che conosce lui. Sì, diciamo che adesso sto molto meglio, cioè diciamo ogni partita miglioro della condizione. Prima, un mese fa, avevo anche un po' di paura dei contrasti e quelle robe lì, però adesso ho superato questa cosa e con partite miglioro sempre. Fuori e vista da dentro, 10 partite anonime dove comunque non si è ricostruito niente, oggi in una partita il 50% dei gol fatti fino ad oggi. Sì, perché squadra ha giocato, non aveva paura di sbagliare, abbiamo tenuto la palla, abbiamo verticalizzato molto e questo ci ha pagato alla fine. Da oggi in poi quale può essere il campionato del Livorno? Come siamo detti prima di questa partita, il nostro campionato deve iniziare da adesso. Dobbiamo pensare partita dopo partita e fare più vittorie possibili. Un super Morelli, un Morelli che cresce nelle giovanili del Livorno, arriva in prima squadra, lo fa pian piano, un punta di piedi fin quando un giorno praticamente diventa titolare e poi arriva anche questo grande gol nella partita della vita, così l'aveva definita Foscarini. Sì, sì, era la partita della vita perché siccome non veniamo da un bel momento, quindi ci eravamo detti che questa doveva essere il punto di partenza per fare delle vittorie e per magari risalire in campionato, perché dove siamo ora in questa posizione della classifica qui è la posizione dove non ci merita. Ti ha lanciato Marchi, tu hai fatto un bellissimo gol, che cosa hai pensato subito dopo? Ho pensato a tutta la città perché sai, io sono livornese, quindi ho pensato all'orgoglio di questa città di riportarla nella categoria che gli spetta. C'è un momento in cui Morelli ha capito che sarebbe diventato un giocatore della prima squadra, un giocatore così importante della prima squadra? Cioè, sì, dai, sono contento, però ancora di strada ce n'è da fare parecchia, dai. La sensazione comunque adesso, come ti senti? No, sono contentissimo, ora sto mettendo un po' a fuoco tutto. E no, dai, sono contento, come ho detto prima, sono contento anche dei 3 punti che abbiamo preso in questa bellissima partita. Una partita fondamentale per proseguire questo cammino, questo campionato così difficile. Sì, sì, è una partita fondamentale perché, sai, vediamo da un momento no, diciamo, con questa magari anche sotto il profilo psicologico e possiamo ripartire, ora però già da domani dobbiamo pensare subito alla Lupa Roma di sabato. Che cosa vi ha detto il mister? Il mister ci ha detto bravi, però non sbraghiamo, cioè dobbiamo già subito pensare alla Lupa Roma. Cos'è che dice a te? Come si rapporta con te, un giovane comunque livornese? C'è qualcosa che ti dice in maniera particolare? Non so se trovi più spunto da lui, da qualche compagno. No, dai, mi sei bravissimo e anche i compagni, c'è un gruppo fantastico, direi. E i compagni sono tutti bravi e più che io sono livornese, cioè tra livornesi c'è più un gruppetto, via, che ci si dà consigli a vicenda e tutto. Comunque anche il mister è bravissimo, quando magari ti vede un po' in difficoltà ti dà subito dei consigli insieme a Protti che ti danno dei consigli e magari ti fanno stare meglio subito. Comunque in tribuna sappi che c'era Alessandro Doga, c'era Nippo Napi tutto a guardare Morelli, Doga l'aveva detto, è un grande giocatore, voglio vedere quello che fa, insomma, non so, penso ti possa far piacere e poi ti chiedo una dedica. No, sono contento perché Ale è stato anche un mio mister, allievi nazionali, e io l'ho sempre stimato sia come giocatore che come allenatore, e quindi sono contento che era a vedere. E niente, la dedica a tutta la città perché sai, io sono livornese, quindi alla città, alla mia famiglia, dai,
va bene così, dai. Sei ancora un po' stordito? Sì, dai, ho fatto. Sono un po' ancora. Non metto ancora a fuoco tutto. Allora, mister. Ci voleva soprattutto dare un cambio di tendenza a questo campionato, quelle erano state anche le sue parole in conferenza stampa, questa per me è una partita fondamentale dove bisogna dimostrare. Sì, avevo fatto questa domanda, l'ho detto un po', avevo fatto la domanda a questo gruppo di essere una squadra che deve dare una risposta importante. Credo che oggi abbiamo visto che la squadra voleva ripartire, voleva ripartire e fare un altro tipo di campionato. E abbiamo avuto tante problematiche che a volte possono e sono anche delle giustificazioni, per oggi volevamo ripartire col piglio giusto, con un altro modo di essere, con un altro modo di fare. E quando si è così, quando si è rabbiosi e determinati, si vedono anche delle ottime prestazioni, perché poi la squadra si è visto già dai primi minuti, si muoveva coi concetti giusti, sia per un modo di aggredire gli avversari, sia anche un modo di essere propositivi e cercare il gol. Mi auguro che sia poi l'inizio di un nuovo campionato. Sicuramente, insomma, Jelinić, che abbiamo visto oggi, è un giocatore di un'altra categoria. Beh sì, è stato portato alla fascia, poi è stato portato dentro, però indipendentemente, che secondo me può fare tutti e due i ruoli, può giocare sia sull'esterno che può giocare dentro. È logico, per dire, ieri ce l'abbiamo aspettato per tanto, l'abbiamo messo in campo anche quando non stava bene, sapendo che era l'unico modo per trovare la condizione di trovare anche le giocate con i compagni. Oggi credo che magari sia stato gratificato di tutti i sacrifici che ha fatto nelle settimane passate, dei mesi passati, perché era reduce da un brutto infortunio, è stato anche gratificato dai gol che ha fatto, e quindi siamo contenti per lui, pensando di avere un altro giocatore, un giocatore che può essere importante e determinante per questa squadra. Era un po' la sfida tra le due grandi deluse di questo campionato, perché da una parte il Prato, che sì, fanalino di coda, ma era una squadra che era partita con diverse ambizioni, quindi, come aveva detto lei, non era proprio semplice poi affrontarla anche a livello mentale questa gara di oggi. Sì, perché al di là, io credo che in classifica stassero peggio di noi, e questo è fuor dubbio, ma non avevamo lo stato d'animo giusto neanche noi per affrontare questa partita, perché arrivavamo da prestazioni un po' titubanti, un po' troppo timidi sul lato tattico, tecnico e anche sul lato della personalità, e quindi anche noi non venivamo da un grande momento, però ecco, c'era la voglia e lo spirito di giusto oggi, cosa che io mi auguro poi di rivedere anche nelle prossime partite, che non sia, e non voglio che sia, un fuoco di paglia. Un respiro di sollievo? Sì, sì, questo fa piacere, però ecco, sinceramente sto già pensando alla prossima. Grazie. Abbiamo ascoltato le interviste, bocche cucite in Casa Biancazzurra, silenzio stampa, anche questa scelta sinceramente, soprattutto nell'epoca moderna della comunicazione, non è assolutamente giustificabile. Senti, domenica andiamo a giocare in casa alle 18.30 con il Pontedera, che oggi ne ha presi 4, vedremo l'intera sintesi di questa partita contro la Cremonese, che lì sarà una bella sfida da tutte e due le parti. Sì, sì, è l'ennesimo appuntamento, l'ennesimo, diciamo, crocevia di questo campionato, anche se calendari alla mano siamo solo al 6 novembre, ecco, diciamo. Però diventa una partita fondamentale, Prato deve assolutamente, però è una cosa che ripetiamo oramai da tempo, trovare questi 3 punti e cercare di uscire, no, ripeto, io non so come, da questa situazione dove ci siamo infilati. Rocambolesco pareggio della Pistoiese contro l'Arezzo, gol in pieno recupero di Proia, vediamoci le immagini di Pistoiese-Arezzo e poi il 4-0 della Cremonese a Pontedera, domani nello speciale invece tutte le altre partite di questa giornata di Lega Pro. Grazie Roberto. Grazie a voi, buonasera. Buon proseguimento con Pistoiese-Arezzo e Pontedera-Cremonese. Ed eccoci con le immagini alla Melani di Pistoia per l'1-1 tra Pistoiese e Arezzo, Arancione in campo con Feola in porta, quindi Zanon, Newton, Priola, Guglielmotti in difesa con Benedetti, Amlili e Luperini a centrocampo, Rovini, Colombo e Ghiasini di punta, risponde l'Arezzo con Benassi in porta, quindi Luciani, Muscat, Solini e Masciangelo in difesa con Foglia e De Fedis a centrocampo, Yamga, Arcidiacono e Grossi sulla linea dei centrocampisti, Polidori di punta, l'arbitro è il signor Luciano Gramigni di Lamezia, comincia subito forte la Pistoiese, tentativo da parte di Rovini che finisce sul palo.
palo, in precedenza un tiro di Foglia finito alto sopra la traversa. Ancora arrembante la Pistoiese con questo tiro dalla lunghissima distanza che non crea problemi all'estremo difensore Benassi. Poi c'è un rinvio ad opera di Feola, palla profonda, colpo di testa di Colombo, Chiasi, l'appoggio ancora una volta per Rovini, si avvicina al limite dell'area di rigore, Benassi che interviene protetto anche da Masciangelo, c'è fallo in attacco, tra l'altro Rovini poi più tardi sarà ammonito dal direttore di gara. Ancora a ruminare il gioco la squadra arancione con questo tentativo di Ghiasi su servizio di Benedetti, Priola ammonito, stessa sorte anche per Muscat, qui Arcidiacono manda malamente a lato, occasione dunque per l'Arezzo in chiusura di primo tempo che però termina con questa azione insistita da parte della Pistoiese con Colombo, c'è il gol annullato per offside al capitano della Pistoiese, dunque il risultato rimane sempre sullo 0-0. Nella ripresa Arcidiacono ammonito per fallo su Benedetti, Arcidiacono che qui subirà fallo al limite dell'area di rigore, intervento irregolare di Newton, punizione assegnata da Gramigni, è Grossi che si sistema la palla ed è lui che andrà a battere il portiere Feola per l'1-0 in favore dell'Arezzo, vantaggio Amaranto. Sottili, ex allenatore della Pistoiese, manderà in campo Berzotti al posto di Arcidiacono, Sottili adesso appunto all'Arezzo, orchestrata punizione della Pistoiese che reagirà immediatamente, cross di Rovini, la palla che filtra, non ci arriva Colombo, Luperini calcia malamente alto sopra la traversa, ammonito Solini, pioggia di cambi, Erpenpe e Grossi, Minotti per Luperini, Finocchio per Ghiasi e Proia al posto di Benedetti, ancora forcing arancione con la porta di Benassi che trema, la squadra di Remondina meriterebbe il pareggio che però non riesce ad arrivare, siamo in pratica alle fasi finali del match, qui all'84esimo la Pistoiese per la verità riuscirà anche ad andare in gol, c'è questo cross dalla corsia di destra, la spizzata di Minotti in fuorigioco per Gramigni e rete annullata fra le proteste delle Melani, si rimane sull'1-0. Demba al posto di Yamga, ancora Pistoiese che cerca di farsi minacciosa con il colpo di testa di Guglielmotti su suggerimento di Rovini, quando sembra scritta ormai la parola fine sulla partita il subentrato Proia riesce da sottomisura con questo piattone a segnare il gol dell'1-1, pareggio da parte della Pistoiese, una partita che sembrava già finita in pratica con il successo da parte dell'Arezzo, ma gli sforzi prolungati in attacco della Pistoiese sono stati proprio premiati nel finale con la rete segnata da Proia, dunque termina la gara nel derby del Melani, Pistoiese-Arezzo 1-1. Travolgente Cremonese a Pontedera, grigio rosso in campo con Ravaglia in porta, quindi salviato Lucchini, Marconi e Gemiti in difesa con Cavion, Pesce e Belinghieri, a centrocampo Maiorino ad appoggiare Brighenti e l'ex Scappini, allenatore Tesser risponde al Pontedera con loro in porta, quindi Midetta, Polvani e risaliti in difesa con Calcagni, Calò, Daniel Gemignani della Latta e Andrea Gemignani schierati nella linea di centrocampo con Kais e Santini di punta, Pasciuti di Agrigento, il direttore di gara comincia subito forte la formazione del Pontedera con il colpo di testa di Santini, ma è solo un fuoco di paglia perché qui su una calcio di punizione di Cavion, Lucchini in spaccata spedisce fuori, la Cremonese prenderà in mano letteralmente le redini della partita, ancora un calcio di punizione, Maiorino sempre il solito, Lucchini traversa piena, Belinghieri ed Ellori bravissimo a salvare la propria porta ma non potrà far nulla quando al minuto 28 la formazione grigiorossa andrà in vantaggio con questo tentativo di traversone di Salviato che troverà poi Cavion, il suggerimento per Belinghieri ed eccolo qua il vantaggio della Cremonese al 28esimo, 1-0, gol di Belinghieri, questa è la soddisfazione dei tifosi grigiorossi scesi in Toscana, rivediamo il tentativo da parte di Salviato, poi c'è la palla messa in mezzo ed eccolo qui Belinghieri che trova la rete dell'1-0 per la Cremonese che non paga, si riporterà ancora in attacco, c'è questo tentativo di traversone di Pesce, Cavion e poi da sottomisura è Salviato che realizza la rete del 2-0, girata vincente, battuto ancora una volta Lori, 2-0 per la Cremonese, sono passati appena 30 minuti dall'inizio della partita e gara già saldamente nelle mani della formazione grigiorossa, rivediamo la mezza girata di Cavion che si tramuta in un assist per Salviato che realizza il 2-0, qui c'è un lancio profondo
con il gol annullato a Scappini, posizione di offside, dunque rete numero 3 della Cremonese che viene annullata, ma sarà soltanto un appuntamento rimandato al secondo tempo. Entra Cabasci al posto di Calò, Polvani viene ammonito per un fallo su Scappini, qui c'è un tentativo dalla lunghissima distanza proprio da parte di Cabasci con il portiere Ravaglia che para. Calcio di punizione per la Cremonese al 10° minuto, la battuta tremenda di Maiorino, violenta bordata, Lori è battuto per la terza volta e eccolo qua il gol numero 3 da parte della Cremonese. Pontedera ormai non più in partita, grande delusione da parte del pubblico, ma dobbiamo segnalare l'incredibile forza d'urto della Cremonese che anche sui calci piazzati è micidiale come in questa circostanza con Maiorino. Cambi con Bonaventura al posto di Kais, Di Santo al posto di Andrea Gemignani, ancora la Carrarese che rumina gioco, segna il quarto gol con questa violenta bordata di Gemiti, ma ancora una volta il direttore di gara vede Scappini in offside e la rete viene annullata. C'era stata la verticalizzazione molto bella in profondità di Belinghieri per Gemiti, la conclusione che finisce in gol, ma Scappini era in posizione di fuorigioco, dunque si rimane sempre sul 3-0, ma anche qua appuntamento con il gol posticipato di pochissimo ed è un'autorete clamorosa di Polvani, il cross dalla destra, sbaglia tutto il numero 6 del Pontedera. Da segnalare che all'ultimo momento c'è stato l'infortunio di Vettori e quindi il tecnico Indiani ha dovuto rinunciare al proprio capitano. 4-0, risultato che non cambierà più per Rulli al posto di Maiorino, stanco al posto di Scappini, applausi anche per Pesce, la partita finisce con un brutto intervento di Della Latta per fallo su Gemiti, sarà espulso e quindi Della Latta sicuramente salterà la partita di domenica prossima al Lungo Bisenzio contro il Prato, fra due squadre che hanno preso 5 gol i biancazzurri all'Ardenza e 4 il Pontedera davanti al pubblico amico contro una grandissima Cremonese. Qui i grigiorossi vanno a festeggiare davanti ai propri tifosi giunti in Toscana con una Cremonese sempre più all'inseguimento dell'Alessandria in questo girone A di Lega Pro.